Non esiste solo il sistema elettronico, esistono anche gli scrutatori, proprio perché gli scrutatori, a differenza del sistema elettronico, sono dotati dell'organo visivo. Quindi io non so, non conosco le ragioni per cui molti consiglieri di maggioranza sono consapevolmente usciti dall'aula, perché il consigliere Marzullo, mentre interveniva, ha fatto notare che c'era una scarsa presenza nei banchi della maggioranza. Quando l'ha detto, quelli che erano seduti tra il pubblico si sono alzati e sono usciti dall'aula. Non sono rimasti presenti dentro l'aula, sono usciti. Sono usciti. Quindi, quelli che sono stati i votanti, compresi quelli che hanno pigiato il tasto non voto, sono quelli effettivamente presenti. Da questo se ne deduce che il numero legale non c'era. Di più. Ha fatto riferimento alla stampata. Bene, la stampata dice espressioni di voto, astenuti 0, favorevoli 20, contrari 0, non voto 2, assenti 24. Qui c'è scritto con l'elenco di tutti i nomi che vi risparmio di leggere. Quindi, se qui viene scritto assenti 24 vuole dire che tra favorevoli e non voto presenti in aula il totale fa 22. 22 non è il numero legale. Chiedo l'applicazione di quanto scritto in modo cristallino al comma 5 dell'articolo 48. Allora, Sono scrutatore, siamo di nuovo evidente. da capo. Questa è una cosa a posteriori. Il sistema non registra, no, intendiamoci, no, questa è una questione proprio oggettiva. Il sistema non registra la presenza di chi non schiaccia il tasto 1. Schiacciare il tasto 1 non è obbligatorio. Non è obbligatorio schiacciare il tasto 1. Non sta scritto nel regolamento che uno è presente solo se schiaccia il tasto 1, se non schiaccia il tasto 1 è assente. Su questo il segretario autorevolmente ha già detto altre volte che anche uno che è sulla porta e sta uscendo, per lui se la votazione si è aperta è presente. Se all'appello, sull'appello, sull'appello era presente. Allora, quindi se gli scrutatori nel momento in cui stavamo votando mi dicevano guarda che non siamo in 24, era un conto. Io non ho sentito nessuno chiedere la verifica del numero reale, nessuno scrutatore sollevare nessuna questione. Ho dichiarato 20 presenti, 20 favorevoli che l'hanno approvata e siamo andati al punto dopo. Allora, facciamo così. È l'estremo tentativo di mediazione oltre il quale mi sa che adesso darò la parola al segretario. Mi avete detto voi di far parlare prima gli altri, decidetevi di far parlare Gandolfi, poi ci sono anche altri. Io propongo questo estremo, cioè siamo alla sostanza. Se ci sono forti perplessità sulla validità di questo voto, io ne prendo atto, poi adesso c'è uno scrutatore, allora accantoniamo un attimo questo ordine del giorno. Andiamo avanti sul bilancio perché non penso che tutto questo sia un tentativo di bloccare i lavori sul bilancio. Tanto è un ordine del giorno collegato, no? Se vogliamo accantonare un attimo questo ordine del giorno e non convalidare la votazione, posso anche essere d'accordo, ma io non posso accettare il principio che dichiarato l'esito, non contestato da nessuno, tantomeno dagli scrutatori, sull'argomento successivo qualcuno invochi la moviola dicendo che prima non c'era il numero legale, perché è un precedente che non esiste in nessun organo assembleare d'Italia e che non avremmo accettato. Quindi, se c'è la preoccupazione che il Consiglio provinciale abbia approvato un ordine del giorno. Ci prendiamo un attimo di riflessione e rimandiamo la cosa alla conferenza dei capigruppo. Mercoledì abbiamo la conferenza dei capigruppo e ci confrontiamo su questa cosa qua. Allora, che è venuto meno il numero legale, me lo deve dire ai termini del regolamento, prima della votazione, e noi facciamo la verifica. Ma quel foglio lì, allora, ragazzi, intendiamoci, se non ci vogliamo capire è un altro paio di maniche. Se io non schiaccio uno, non sono assente. Quel foglio lì, riguarda le persone che hanno schiacciato uno. Ah, già parlato. Chi non schiaccia uno è presente? Ecco, adesso, sono 40. Certo.
noi non possiamo ricostruire chi era in aula e chi no. Prego, collega Gandolfi. Come dicevo poco fa, lo scrutatore può ricostruire in base a quello che ha visto avvenire nell'aula. È per questo che allora, sono, Nitti era presente o no? Nitti, visto che lei ha visto con i suoi occhi, era non presente solo, o no? No, non guarda il foglio. Il foglio abbiamo detto. Nitti c'era o non c'era? Presente in quanto no, ma lei era scusato in allora, voto. Per intendere, ma il mio, la mia, la mia allora, richiesta... Mi vuole collega Gandolfi, chi era presente o chi non era presente? No, allora, per chiarire la mia domanda, non è... Io le dico... No, mi faccia fare la domanda. Molti... Ha già parlato due volte, se mi segue... Anche lei ha parlato 200 volte. A me tocca dire, di parlare detto, 200 volte. Ho chiesto la parola io in qualità di scrutatore e chiedo, sì. Mi perdoni, chiedo come scrutatore che venga messo a verbale che come scrutatore non ritengo valida questa votazione. Ritengo che sia venuto meno il numero legale e quindi, essendo venuto meno il numero legale durante una votazione, in base a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 48, si applica quanto previsto nel precedente comma, che era il comma 4. Quindi o sospende e tra un'ora riprende verifica, oppure rinvia di un giorno alla seduta di domani. Non può in questo momento proseguire con altre votazioni. Mi dispiace, la maggioranza dovrebbe essere un po' più attenta, che vi devo dire? Allora, io credo che...